Dovete, penso, per la registrazione, insomma, dare qualche consenso, insomma, come, come è stato fatto in passato, ci daremo premura perché tutte queste lezioni vengano poste sul, vengano caricate sul sito YouTube, in modo tale da dare la possibilità anche per chi di voi avesse problemi di connessione di eventualmente seguire le lezioni in un tempo successivo. Qualcuno di voi mi ha fatto presente che non tutti i professori procedono alla registrazione, no, a riguardo non posso fare nulla, io come coordinatore posso solo calteggiare questo tipo di soluzione, ma poi la decisione spetta ai singoli docenti. Quindi su riguardo mi auguro che mi sembra che l'adesione sia molto molto larga e quindi cercate di apprezzare come i nostri docenti facciano qualcosa che va anche al di là del loro ruolo istituzionale. Essendo voi anche gli studenti del terzo anno e io essendo il coordinatore del corso di studi, come vi ho accennato, possiamo utilizzare questa occasione anche per allargare lo spazio delle fasi oltre le lezioni. Questo durante il corso, magari come mi ripropongo anche magari di organizzare dei meeting anche dedicati fuori dal corso, ma chiedendo anche il vostro consenso, magari per presentarvi, come forse vi ho accennato, eventualmente anche il percorso della magistrale. Questo perché mi sembra opportuno in questo periodo un po' difficile che tutti stiamo vivendo, che già voi abbiate le possibilità di pensare al vostro futuro. Perché, ripeto, queste difficoltà che stiamo vivendo avranno, come vi ho detto, uno svolgimento temporale piuttosto lungo, ma voi è giusto che alla vostra età pensiate anche già al futuro. E noi, penso sappiate anche dai vostri colleghi che siamo riusciti a far partire tutti i corsi a partire dalla scorsa settimana, quindi non ci sono dei corsi che noi abbiamo non fatto partire. Siamo praticamente un corso che in questo momento è completamente gestito in streaming. Quindi immagino che è qualcosa di cui siamo orgogliosi e possiamo condividere insieme questo tipo di esperienze. Allora, detto questa premessa, torniamo alla nostra discussione legata alla sezione d'urto di Rutherford. Nelle scorse lezioni abbiamo introdotto la sezione d'urto di Rutherford, abbiamo ricavato il concetto, tra l'altro ora vi faccio, introduco questo nuovo dispositivo che è la lavagna grafica. Immagino. E abbiamo avuto modo di introdurre il concetto di sezione d'urto differenziale che abbiamo bene illustrato e abbiamo detto che utilizzando praticamente le leggi dell'elettromagnetismo, la sezione d'urto differenziale per scattare una particella alfa su un nucleo di numero atomico z grande è dato da questa relazione sedi z piccolo al quadrato, che è il numero di atomico del nucleo proiettile, meno, per z grande al quadrato, che è il numero atomico del numero del bersaglio, per alfa quadro, costante struttura fine, per 1 su seno alla quarta di teta mezzi. Un attimo che c'è qualcuno che si sta, vuole connettersi, probabilmente. Sì, perfetto. Allora, abbiamo ricavato questa relazione in termini completamente classici. E vi ho detto che beh, è sorprendente che una quantità che in fin di conti ha a che fare con interazioni microscopiche si possa ricavare in termini completamente classici, che sono quelli che ha utilizzato Rutherford a suo tempo. In realtà, la stessa relazione può essere ottenuta anche utilizzando la trattazione della meccanica quantistica. Ora esiste una parte della meccanica quantistica che si chiama teoria delle perturbazioni e che vi chiedo conferma che sia stata almeno accennata quest'anno dal professor Terpiccione. Qualcuno di voi mi dia conferma? Avete parlato di teoria delle perturbazioni? È quella parte della meccanica quantistica che si perita di trovare la probabilità di transizione tra due stati.
non l'avete fatto, lo vedrete in ogni caso nella parte che tratterete l'anno prossimo, nella seconda parte di meccanica quantistica che tratterete col professor Moretti nel primo anno della magistrale. Ma nessuno di voi mi dà conferma, sa di cosa sto parlando? Teoria delle perturbazioni, regola d'oro di Fermi? Allora, regola d'oro di Fermi, se non lo sapete, vabbè, ve la faccio solo, ve la ricordo, perché è interessante per vedere che lo stesso risultato ottenuto con termini classici può essere riottenuto anche in formulazione quantistica, esattamente nella stessa forma. La regola d'oro di Fermi, che qualunque fisico deve conoscere e che vedremo anche in altri momenti in questo corso, per cui ve la presento subito. La regola di Fermi, la regola d'oro di Fermi, mi dice che la probabilità di transizione tra due stati, probabilità di transizione tra due stati è data da una formula di questo tipo. 2π greco su h tagliato per la componente HFI al quadrato per Rho di E con F. E adesso illustro tutti questi termini. Allora, cosa vogliamo fare? Vogliamo ricavare, lo scrivo, la sezione d'urto di Rutherford che è stata calcolata con metodi classici, con metodi quantistici. Ecco, tramite la trattazione quantistica. Un attimo che spengo la telecamera, se no. Ok. Va bene. Allora, che cosa dice la regola d'oro di Fermi? È una regola che mi dà P, è la probabilità di transizione tra lo stato iniziale I e lo stato iniziale F, in funzione di cosa? Questo termine, HFI al quadrato, che analizzeremo tra un po', HFI. Si chiama elemento del Hamiltoniana di perturbazione. È praticamente un elemento di matrice che si ricava facendo cosa? Considerando l'elemento tra H e l'Hamiltoniana della perturbazione, compresa, la valutiamo tra lo stato iniziale I e lo stato finale F del mio sistema. Quindi è sostanzialmente HFI. E sapete che questo elemento tra il bra e il ket si calcola come integrale di D al cubo psi asterisco F, stato finale della funzione d'onda di R, o stato d'onda della funzione finale di H di R, che è l'Hamiltoniana di perturbazione, per psi Collini di R, che è la funzione d'onda dello stato iniziale. Qual è l'Hamiltoniana di perturbazione? Allora, psi con I e psi con F sono le funzioni d'onda della mia particella prima e dopo l'interazione. In particolare, nel nostro caso, sono le funzioni d'onda di una particella libera, che sarebbe la mia particella alfa con cui interagiamo, prima e dopo lo scattering. E l'Hamiltoniana di una particella e le particelle libere prima e dopo l'interazione, siccome e questa è una particella libera,
è data da una funzione d'onda piana. E sarà qualcosa del tipo E alla IK scalar R. Dopo l'interazione, la mia particella è ancora in uno stato libero, quindi ancora da stato in uno stato piano, quindi molto lontana dal potenziale di perturbazione. Dopo l'interazione, e questo è uguale a E alla IK' di R, dove K' è. K è il vettore d'onda prima dell'interazione e K' è il vettore d'onda dopo l'interazione. L'interazione avviene, e questo è psicon R, il potenziale, l'hamiltoniano dell'interazione, è tramite interazione coulombiana. V con R uguale a zeta piccolo per zeta grande per E al quadrato su R. Energia potenziale di Coulomb. Allora, adesso questo è l'hamiltoniano dell'interazione che poi fra un po' calcoleremo. Rho di E con F è la densità degli stati finali. Questo è anche intuitivo, maggiore è lo spazio delle fasi finali accessibili alla particella e maggiore è la probabilità di interazione. Ora, queste cose io ve le accenno solamente per farvi vedere quanto affascinante sia che la stessa sezione d'Urto possa essere ricavata come i metodi classici e i metodi quantistici e come le due trattazioni siano esattamente equivalenti. Allora, il momento incidente, introduciamo un'altra cosa, il momento incidente o la quantità di moto iniziale della particella, un momento particella incidente, lo sapete, questo è legato al vettore d'onda tramite H tagliato. E quindi abbiamo la quantità di moto della particella incidente, AP, è uguale a, da P otteniamo che questo è legato da K, vettore d'onda, come P, K è uguale a P diviso H tagliato. Ah sì, ragazzi, grazie di avermi avvertito. Questa è una delle cose. Allora, riscrivo. Sì, avvertitemi quando cambio foglio perché io devo cambiare il foglio della pagina elettronica e questo non so se succede. Allora, riscrivo. Il momento della particella incidente è P. Chiamiamo P momento della particella incidente. Questo mi dice che quindi il vettore d'onda K è legato a P, da K è uguale a P diviso H tagliato. E invece il momento della particella uscente quindi sempre la particella alfa dopo che ha interagito con il mio bersaglio è P' è uguale a K' uguale da quindi mi dà K' che è uguale a P' su H tagliato. Un'altra quantità importante, vedremo, è il momento trasferito, che indichiamo con la lettera Q. Q è uguale alla differenza tra il momento finale della particella meno il momento iniziale. Questa è la quantità di moto trasferita al bersaglio. E questo è uguale, quindi con le relazioni che abbiamo visto prima, ad H tagliato per K' meno K. A questo punto
andiamo a calcolare questo elemento della Hamiltoniana di perturbazione. È una trattazione, se vuole, euristica, non andremo a vedere fino al dettaglio, ma vediamo che è molto interessante. Questo è uguale all'integrale sullo spazio delle fasi, sullo spazio in particolare, non mi chiamo così, di la psi asterisco, che quindi è, allora ci mettiamo poi un d al cubo r, perché è l'integrale sullo spazio, per e alla meno i k' vettore r, momento psi asterisco, particella uscente, per v di r, per e alla i k r. E facendo l'integrale di questo è uguale quindi all'integrale sullo spazio di d al cubo r di v di r per e alla meno i su h tagliato q scalar r, perché al posto di k' meno k, ci mettiamo q, che è il momento trasferito. Un attimo, c'è qualcuno che vuole inserirsi? No. Ok, va bene, ogni tanto do un'occhiata che tutto sia ok. Allora, che cosa notate? Che cos'è questa espressione v di r per e alla meno i q scalar r? Beh, se facciamo l'integrale, se facciamo l'integrale del potenziale coulombiano, otteniamo un'espressione del tipo z piccolo grande per z grande per e al quadrato per 4 pi greco su h tagliato quadro diviso u al quadrato. E questo interessa questo, ve lo lascio per esercizio, ma quello che mi interessa farvi vedere è che questo che possiamo chiamare v di q, se prestate attenzione, questa espressione all'interno della parentesi non è altro che la trasformata di Fourier quindi vedete che quello che avete imparato anche nel corso di metodi ha una sua applicazione chiara, del potenziale V di R. Ve lo faccio vedere perché questa espressione ritornerà quando parleremo di scattering, di diffusione elettronica di Mott. Vedremo che il procedimento formale sarà lo stesso, ma l'espressione che noi otteniamo alla fine per la sezione d'Urto è legato alla trasformata di Fourier del potenziale di interazione. E allora vedete che se noi facciamo questo tipo di integrazione, torniamo alla nostra espressione P uguale a 2π greco diviso h tagliato per di fi al quadrato per ρ di e con f. Allora, se noi andassimo a calcolare anche questa densità degli spazi finali, non lo facciamo per questo caso, lo faremo per esempio per un altro caso quando parleremo della probabilità di decadimento beta, perché questo tipo di formula di regola d'oro di Fermi è una delle regole che noi applicheremo varie volte. E allora lo faremo solo in questo caso, ma se noi sostituendo l'espressione
corretta di Rho di E con F, otteniamo nuovamente, otteniamo la sezione d'Urto di Rutherford. E adesso uno può dimostrare che la sezione d'Urto de sigma su de omega è effettivamente proporzionale a questa probabilità di transizione che noi abbiamo calcolato. Quindi la stessa probabilità di transizione può essere calcolata con metodi totalmente legati alla meccanica quantistica. E adesso vi faccio, perché questo è un'altra delle cose che danno assolutamente importanza allo sviluppo, vi ho detto che c'è uno sviluppo storico che sistemi di calcolo e di comprensione successivi hanno incluso in quelli precedenti. Allora, questa è la meccanica quantistica. Beh, lo stesso conto si può anche fare con la meccanica quantistica relativistica. Vi accenno solo qualcosa perché è importante che voi abbiate un senso della continuità dello sviluppo. Ah, aspetta un attimo, cancello. Meccanica quantistica relativistica, quella che si chiama teoria dei campi. Quantistici. Questa è una trattazione che rivedrete nel corso di fisica nucleare e subnucleare della magistrale come approccio. Per chi fosse interessato a fare il fisico teorico, sono le teorie di campo classico, sono le teorie più aggiornate che descrivono l'interazione delle interazioni fondamentali, le vedete nel corso di teoria dei campi. Questo è un corso che è opzionale ed è un corso riservato ai fisici teorici, ma vi faccio vedere che come viene rappresentato in questa rappresentazione di questi campi quantistici e relativistici l'interazione. Allora, ogni interazione, questo è qualcosa che comincerete a vedere, ma viene rappresentato in questo modo. Questi si chiamano diagrammi di Feynman. Feynman è stato questo fisico geniale che è riuscito a dare una rappresentazione grafica ad una teoria molto complessa che è quella delle teorie quantistiche di campo. Le teorie quantistiche di campo sono praticamente le teorie che hanno superato la meccanica quantistica rendendola relativistica. La prima di queste è l'elettrodinamica quantistica, quella che ha superato, per esempio, l'equazione di Schrödinger, poi con l'equazione di Dirac, che è l'equazione di Schrödinger relativistica, ma poi ci sono queste teorie di campo che includono all'interno anche come caso particolare l'equazione di Dirac. In questo caso le interazioni tra le particelle sono, allora se questa è la mia particella alfa, viene rappresentata con facciamo questo nucleo di zeta, l'interazione viene rappresentata con lo scambio di un fotone virtuale. Questa è la particella entrante che cosa fa? Cede un fotone virtuale e poi viene schetterata. L'interazione in queste teorie di campo quantistico non viene rappresentata tramite dei campi. Il concetto di campo elettrostatico, quel campo di Coulomb, viene sostituito dalla concetto di scambio di particelle e in particolare le particelle che sono responsabili per lo scambio dell'interazione coulombiana sono i fotoni.
questo segno zigzag è lo scambio di un fotone e analogamente il bersaglio, dopo aver colliso, viene rappresentato con queste linee. Queste linee sono legate ad una ben definita relazione dell'andamento dello spazio-tempo. Ve le faccio vedere per la prima volta, avrete modo durante la vostra carriera di vederli, ma è importante che vi faccio solo vedere che lo stesso processo, l'abbiamo prima visto in termini classici con la trazione di Rutherford, l'abbiamo visto col processo della meccanica quantistica, vi faccio vedere come, curiosità, come lo stesso processo viene trattato in queste teorie quantistiche di campo. Allora, questo, vedete, le linee continue sono la particella entrante, questa è la particella alfa, questo è il mio nucleo e questo è il fotone virtuale che viene indicato di solito con la lettera gamma. Allora, ci sono delle regole ben precise. Il vertice dell'interazione in cui il mio elettrone emette un fotone virtuale viene caratterizzato dalla radice di alfa. Radice alfa è la radice della costante di struttura fine, è legato all'intensità dell'interazione. Questo è il fotone virtuale e qui anche all'altro vertice in cui l'interazione col bersaglio c'è un'altra radice di alfa. Allora, si può dimostrare che la probabilità in questo caso di transizione tra lo stato finale e lo stato iniziale, quella che abbiamo già calcolato prima, è uguale al prodotto del vertice di alfa per il primo vertice, per una quantità che si chiama propagatore, che è 1 su Q quadro, del fotone virtuale, ed è Q è uguale al momento trasferito, quello che abbiamo già visto prima. Per il vertice secondario, quindi questo è questo è questo e questo è questo. E quindi si può vedere che questa probabilità di transizione è legata ad alfa diviso Q al quadrato. Dopodiché dobbiamo ricordare, questa è l'ampiezza della transizione, che la probabilità di transizione è legata all'elemento di matrice al quadrato. Quindi quasi per miracolo vedete che con questa semplice trattazione ricaviamo la stessa espressione che abbiamo già ricavato in altro modo prima. Quindi questa è solo una curiosità, ma questa sezione d'urto, la sezione d'urto di Schettering coulombiano, è, se volete, la madre di tutte le sezioni d'urto, è l'unica che noi calcoliamo esplicitamente. Le altre ne faremo utilizzo, adesso parleremo più in dettaglio di cosa sia una sezione d'urto, ma è importante che voi abbiate l'idea che come questo discorso si possa estendere in futuro. Va bene. Vi faccio notare che adesso rivedendo come vi sto rivedendo le slide, è possibile che ci sia qualche refuso, quindi scaricate la versione. Adesso ho caricato delle versioni aggiornate perché c'era qualche refuso su KK', quindi la versione che ho scaricato adesso sul sito è quella aggiornata. E anche per la lezione successiva, che faremo la prossima settimana, sulla diffusione elastica da elettronica. Tra l'altro, vi torno a chiedere: il fatto di scrivere delle slide è un processo lungo. E quindi se avete delle correzioni, dei suggerimenti, è possibile che ci siano dei refusi, quando magari digita il latte che può facilmente scambiare un vice per un altro, quindi chiedo anche il vostro aiuto, la vostra collaborazione per riuscire a pulire queste slide. Un giorno, vi ho detto, magari quando sarò vecchio in pensione farò pure una delle dispense, oppure pubblicherò un libro, ma adesso è qualcosa che richiede troppo tempo. Motivo è, come vi ho detto, mi rendete conto. Allora, tra l'altro, queste trattazioni la trovate, vi ho detto questo qua, penso che questo tipo, le trattazioni che ho fatto, questo la trovate sul POV, tra i vari testi che vi ho dato. Allora,
le slide o il programma come svolto e come io penso sia opportuno per la cultura generale che va fatta al terzo anno di fisica, quindi sul tipo di approccio che possa essere utile a un terzo fisico, a un fisico non delle particelle o non dello stato solido, non medico, però che faccia quello che ogni fisico debba sapere su questo tipo di argomento, sulla fisica subatomica. Le slide che ho raccolto, per esempio, sono legate a una decina di testi diversi e quindi alcune di queste anche, il fatto che anche non le metta accessibile perché penso che alcune figure non sono nemmeno, ovviamente non ho chiesto, le ho utilizzate senza chiedere autorizzazione ai testi, ma sono ovviamente alle persone di riferimento, ma sono ovviamente private per vostro utilizzo. Quindi non posso farvi, tornando a noi, non posso farvi acquisire 10 testi diversi, seguite le slide come riferimento, ma magari un testo di fisica subatomica nella casa di un fisico ci deve stare, anche se questo poi fa il fisico medico, perché vedremo che ci sono delle applicazioni sicuramente importanti di fisica medica, della fisica nucleare e fisica medica. Per cui è importante che anche un fisico, per esempio che faccia il fisico medico, piuttosto che un altro tipo di professione, sia importante conosca. Allora, detto questo, affrontiamo un altro argomento. E in particolare abbiamo parlato di sezioni d'urto differenziale e cerchiamo di capire, abbiamo introdotto in modo operativo il concetto di sezioni d'urto. Beh, allora, chiediamoci quale sia il significato vero e proprio di sezione d'urto. E per fare questo utilizziamo il seguente esempio. Supponiamo di avere una striscia sottile di qualunque tipo di materiale. Questa è una lastra, una lamina sottile. C'è qualcuno che... Un attimo. Intanto controllo. Ah, ok, metti. Intanto ammetto qualcuno che si prende con un certo ritardo. Allora, vabbè, supponiamo di avere una lamina sottile di questo genere, di un certo tipo di materiale. Allora, questa lamina è costituita da un certo numero di centri diffusori che rappresentiamo con questa sezione circolare. Supponiamo che questa lamina sia quadrata e abbia lato L e spessore de zeta. Supponiamo che questa lamina sia colpita da una serie di particelle incidenti incidenti di carattere puntiforme. Allora, se ognuna di queste bersagli, se lo approssimiamo con una sferetta, quindi qual è la probabilità che una particella di questo fascio di particelle puntiformi colpisca una di queste particelle? Allora, la probabilità di che una di queste particelle del fascio colpisca una sfera sarà una frazione dell'area del bersaglio, quindi della lamina, coperta dalle sfere. Allora, qual è la probabilità elementare di P? È uguale semplicemente al numero di sfere per
l'area di ogni sfera. Questo è diviso L al quadrato. Quindi questa, se volete, questa dp, questa proprietà elementare, è la frazione di area utile alla collisione rispetto all'area totale del bersaglio, che può anche essere scritta come n pi greco r quadro su l al quadrato, moltiplichiamo e dividiamo per dz. Qual è il senso che il bersaglio sia sottile? Beh, vuol dire che le sfere, il bersaglio è talmente sottile che le sfere non si sovrappongano una con l'altra, che l'area di una sfera non vada a colpire una dell'altra. Quindi questo è il concetto di bersaglio sottile. Questa è una lamina sottile. Il titolo di questa parte di lezione, lo scrivo qua, è concetto di sezione d'urto. L'ho detto ma non l'ho scritto. Concetto di sezione d'urto. Allora, questa quantità può essere scritta anche come sigma per n per dz, dove con n piccolo abbiamo chiamato la quantità n grande, numero totale di sfere, per l quadro su dz. Cos'è questo? Vedete che è il numero totale delle sfere diviso il volume elementare. Non è altro che quindi la densità delle sfere. Che sono quindi i bersagli. In particolare, quindi è, se volete anche essere proprio espliciti, cos'è la densità delle sfere? È il numero di sfere per volume unitario. È il numero di sfere per unità di volume. E con sigma invece, sigma è proprio la cosiddetta, che abbiamo sostituito con pi greco per r al quadrato, è quella che viene chiamata sezione d'urto. Allora, capite, la sezione d'urto in questo tipo di interpretazione abbiamo interpretato la sezione d'urto come un'area, ma in realtà è una probabilità di interazione. Il suo significato reale è quello, è la probabilità, è la frazione, se volete, utile di area utile alla collisione. Adesso facciamo un po' di qualche esempio di sezione d'urto, ma il concetto di sezione d'urto nasce in questo modo. La sezione d'urto è sempre legata all'estensione geometrica di un oggetto? Come vedremo tra un po', assolutamente no. Dipende in qualche caso dalle dimensioni dell'oggetto, ma dipende essenzialmente dal potenziale dell'interazione e dipende quindi dal tipo di interazione. Vedremo che le sezioni d'urto variano tra di loro di dimensioni molto varie, sono di grandi variazioni di dimensioni. Il potenziale, per esempio, coulombiano, che anche quello è un potenziale che ha estensione infinita. Quindi, tendenzialmente, vedremo tra un po' quando cercheremo di passare dalla sezione d'urto differenziale di Rutherford alla sezione d'urto integrale, che la sezione d'urto è infinita. Vuol dire che proprio perché, quindi, anche se le dimensioni del nucleo sono finite, la sezione d'urto, in quello caso dell'interazione elettromagnetica, dell'interazione elettrostatica, è infinita. E la sezione d'urto dipende fortemente dal tipo di interazione. Allora, quali sono le unità di misura della sezione d'urto e vediamo perché. Allora, parliamo
cominciamo a capire perché è stato introdotto questo concetto di sezione 2. Allora, qual è raggi nucleari? La sezione d'urto, i raggi nucleari hanno dimensione di qualche fermi. Ah sì, bravi, bravi, ricordatemelo sempre. Perché io cambio foglio. Allora, raggi nucleari. Sono del tipo R. Uguale a R con 0 per A alla 1 terzo. E vedremo che l'unità di misura della sezione d'urto nucleare si basa proprio sulle dimensioni dei nuclei. In particolare faccio un esempio. La sezione d'urto, qual è la dimensione se un nucleo, per esempio il nucleo di l'uranio 235 ha come dimensione il Ra R dell'uranio 235 è uguale a questo qua, R0, vi ho detto che è sempre 1,2, 1,2 per A alla 1 terzo. Allora, se uno non ha la calcolatrice, beh, adesso vediamo. Un attimo. Allora, significa che questo è uguale a 1,2 per 6,1, che cosa? Fermi. Fermi. E vi ricordo ancora che un Fermi è uguale a 10 alla meno 15 metri. Allora, il pi greco per R al quadrato per l'uranio 235 è uguale a 3,1 per, allora faccio il conto, 1,2 per 6,1, circa per 53 fermi al quadrato, che è circa uguale quindi a 150 fermi al quadrato. Beh, questo è un ordine di grandezza. Quindi la sezione di un nucleo come ordine di grandezza è circa uguale a 100 fermi al quadrato. Questa quantità è esattamente quella che è stata assunta come unità di misura per le sezioni d'urto e in particolare un bar è proprio uguale a 100 fermi al quadrato, che significa 10 alla meno 28 metri quadri, oppure 10 alla meno 24 centimetri quadri. Quindi l'unità di misura della sezione d'urto nucleare, che poi utilizzeremo sia a vari livelli, è il barna. Lo sapete che cos'è un barna? Chi è che conosce l'inglese? Chi è che sa che cos'è un barn in inglese?
Varna è un esattamente un fienile. E allora sapete che molte di queste definizioni per quanto riguarda l'interesse nucleare sono nate nella Seconda Guerra Mondiale, quello che si chiamava il progetto Manhattan, che era un progetto ovviamente quello per lo sviluppo della bomba atomica, per cui questi fisici hanno inventato un sacco di nomi gergali per secretare l'argomento. Però c'è una locuzione inglese che dice to miss the large side of a barn. Per uno che ha una scarsa mira dice che non riuscirebbe a prendere il lato grande di un fienile. E proprio il barn è stato usato per le sezioni di urto nucleari. In questo caso la sezione di urto è esattamente come riferimento, è stato utilizzato proprio quello ovviamente come unità di misura quella del 10, come la sezione, come riferimento è stata utilizzata la sezione di un atomo, di un nucleo medio. Allora, come si lega la sezione d'urto e poi faremo alcuni esempi più nel dettaglio. Come si lega la sezione d'urto che abbiamo visto adesso con quella che abbiamo introdotto, la sezione d'urto differenziale? Relazione con sezione d'urto differenziale. Beh, la sezione d'urto differenziale per passare dalla sezione d'urto differenziale a quella integrale, sigma, beh, dobbiamo integrare la sezione d'urto differenziale che abbiamo visto finora, de sigma su de omega sull'angolo solido de omega. E siccome questo de sigma su de omega è una funzione dell'angolo polare phi e dell'angolo azimutale phi e dell'angolo polare theta, questo significa che questo è uguale, questa quantità, all'integrale tra 0 e 2 pi greco di de phi, angolo azimutale, per integrale tra 0 e pi greco di sen teta de teta per de sigma su de omega di teta e phi. E vi faccio subito vedere che in termini, se integrando la sezione d'urto di Rutherford, cosa otteniamo? Noi abbiamo ottenuto solo la sezione d'urto differenziale di Rutherford. Cosa succede se volessimo trovare la sezione d'urto totale? Beh, succede la cosa seguente. Sigma tot è uguale a, ancora una volta, lo scrivo de sigma su de omega, de pi theta per de omega. Allora, questo è uguale a 2 pi greco, un fattore di pi greco, per integrale tra 0 e pi greco di theta per sen teta per de sigma su de omega di teta, che è quella che abbiamo ricavato l'altra volta. Allora, vi faccio solo vedere che, allora, quello che abbiamo ricavato l'altra volta è una sezione d'urto de sigma su de omega che va come 1 su seno alla quarta di teta mezzi. Sen teta può essere anche scritto come 2 volte
teta mezzi coseno di teta mezzi. Questo Questa quantità, a parte fattori, perché a parte fattori costanti, la parte da integrale, cioè la parte integrale, quindi questo è proporzionale a una costante k che non calcoliamo, per l'integrale di qualcosa che è 2 seno di teta mezzi coseno di teta mezzi su seno alla quarta di teta mezzi, che è uguale all'integrale tra 0, in questo caso e pi greco, di facciamo togliere, anzi facciamo coseno di teta mezzi su seno al cubo di teta mezzi. Allora, si vede che questo integrale è uguale all'integrale di de seno di teta mezzi su seno al cubo di teta mezzi. Questo è un integrale che, integrato su seno di teta mezzi, questo è uguale all'integrale, questo è uguale a 1 diviso meno 2 seno quadro di teta mezzi. Allora, fatevi conto dettagliato a casa, ma questo integrale tende a infinito. Questo integrale tende a infinito. Cosa vuol dire? Che la sezione d'urto integrale di Rutherford è infinita. E questo non ci sorprende, la interazione coulombiana è un'interazione che è puntiforme e diverge. La carica coulombiana per R che tende a zero tende a infinito. Vuol dire che anche a distanze, cosa vuol dire che la sezione d'urto è infinita? Che per quanto lontani noi ci mettiamo, se questo è il nostro centro scheteratore, il fatto che la forza coulombiana abbia andamento asintotico, ma che non si annulli mai, vuol dire che si traduce in termini di sezione d'urto che a qualunque distanza noi interagiamo col centro scheteratore, l'interazione esiste sempre. Quindi il range è una forza a range infinito. Quindi, tornando a noi, beh, insomma, in realtà poi questo non succede perché gli atomi sono neutri. Quindi il nucleo dell'atomo è schermato dagli elettroni esterni. Quindi, però dal punto di vista dell'interazione, l'interazione coulombiana ha sezione d'urto infinita, quindi per questo si preferisce usare l'interazione o la sezione d'urto differenziale. Allora, continuando il nostro discorso generale, come si utilizzano le sezioni d'urto? Adesso vi faccio alcuni altri esempi di utilizzo delle sezioni d'urto e poi faccio un esempio generale di ordine di grandezza delle sezioni d'urto. Allora, supponiamo utilizzo del concetto di sezione d'urto. Supponiamo di avere un flusso di particelle F che incida a questo punto, anziché avere sul mio bersaglio che abbiamo già visto prima. Allora, la probabilità di interazione, allora, il flusso di particelle F
Che cos'è un flusso? Un flusso è uguale al numero di particelle per unità di area e tempo. Questo è un flusso, è il numero di particelle per unità di area e di tempo. E se il flusso di particelle F è espresso come numero di particelle totali diviso l'area della superficie, che prima valeva R quadro, adesso chiamiamo T, per T. La probabilità di transizione dP di interazione è dP, probabilità elementare, uguale a sigma, sezione d'urto che abbiamo visto prima, per NB, numero di particelle del bersaglio, per TZ. NB è il numero di particelle per unità di volume, per TZ. Stiamo combinando la relazione che abbiamo visto prima con l'effetto su un flusso di particelle che interagisca con il nostro bersaglio. Cos'è l'effetto di questo tipo di interazione? Beh, l'effetto dell'interazione è la riduzione del flusso di particelle. Se le particelle interagiscono col bersaglio, abbiamo una riduzione del flusso di particelle. La riduzione del flusso di particelle sarà data da dF, variazione, è uguale a meno F, flusso di particelle, per sigma NB per dz. Se ogni particella ha la probabilità sigma NB dz di interagire, il numero di particelle che interagiscono sarà dato al prodotto di F sigma N dz. Il segno meno, beh, vuol dire, indica semplicemente il fatto che se le particelle interagiscono vengono eliminate dal fascio. Ricaviamo quindi che dF su dz, la variazione del numero di particelle del flusso in funzione dello spazio, è uguale a meno F sigma per NB. E possiamo mettere uguale questa quantità a meno uguale a meno F su L, dove L è uguale a 1 su N per sigma, si chiama libero cammino medio. È la distanza che ogni particella percorre prima di interagire. Ed è legata a due cose, alla sezione d'urto, quindi maggiore la sezione d'urto, minore il libero cammino medio, e al numero NB di particelle bersaglio. Quindi, cosa succede se abbiamo un bersaglio? Qual è l'andamento del flusso di particelle in funzione della lunghezza del bersaglio? Sarà questo dato da F0 per E alla meno Z su L. Questo capite, vedete che questo decadimento esponenziale è anche quello che mi spiega perché il nome di libero cammino medio è legato al cammino esponenziale. Un altro concetto, qual è la possiamo legarlo anche a tau uguale vita media delle particelle del flusso. Allora, uno è un concetto spaziale, quello di libero cammino medio. Possiamo anche introdurre un concetto temporale. Beh, questo dipende
dalla velocità delle particelle. Più veloci sono le particelle, beh, e a parità di numero di particelle bersaglio e probabilità di interazione, ovviamente minore è la loro vita media. Quindi questo è legato a L diviso V, sono tutti concetti che poi rivedremo nel tempo, che è uguale a 1 su NB sigma per velocità, dove V è la velocità delle particelle. C'è un ultimo concetto legato a tutto questo che possiamo introdurre, poi faremo degli esempi ovviamente negli esercizi a riguardo. 1 su tau, che è uguale a lambda, si chiama, è il rate di reazione. Se la vita media delle particelle è tau, quante particelle interagiscono nell'unità di tempo? Questo è l'inverso della vita media. È il rate di reazione. Adesso vi voglio far vedere. Allora, vi ho detto, le sezioni di Hutton nucleari sono effettivamente ben rappresentate dal diametro di un nucleo, dal raggio del nucleare. Ed è questo proprio per cui le sezioni di Hutton, gli urti tra o le collisioni tra particelle nucleari ad alta energia sono rappresentate molto bene da questo. Vi faccio vedere a riguardo un interessante plot che è famoso. Adesso vi faccio vedere. Guardate, questa è la sezione di Hutton, quella che vedete inquadrata, protone-protone. Protone-protone in funzione dell'energia. Vedete che la sezione d'Hutton protone-protone è dell'ordine del bar, sono 10 al quadrato bar, insomma, però insomma il tipo di interazione, ci sono, vedete, poi parleremo proprio nel dettaglio, questa è l'interazione d'Hutton totale, e poi però la sezione d'Hutton può essere divisa, le collisioni possono essere elastiche, ovvero sia il protone rimane inalterato, oppure inelastiche, ed è quello che succede la maggior parte delle volte. Se noi facciamo collidere facili protoni ad altissima energia, questi si sconquassano in un sacco di altre innumerevoli particelle. Questo, vedete, quello che è rappresentato in questo plot è un plot classico, sezione d'Hutton espressa in millibar, 10 alla meno 3 bar, in funzione dell'energia. Vedete che il range dell'energia va questo non è l'energia ma la quantità di moto, però per elevate energie quantità di moto ed energia hanno la stessa, si equivalgono numericamente. Vedete che questa sezione di Hutton non varia come ordine di grandezza la sezione di Hutton totale fino a energie incredibili di 10 alla 9 Joule, 10 alla 9 Joule. Ovviamente invece la sezione di Hutton elastica decresce perché oltre un certo livello il protone non rimane intatto, quindi la sezione d'Hutton diminuisce. Allora, quello che vedete invece in questo grafico è l'andamento della sezione d'Hutton differenziale, quella di Rutherford che abbiamo visto finora. E vedete che per piccoli angoli la sezione d'Hutton di Rutherford diverge, ed è questo il motivo per cui se noi, questa è la sezione d'Hutton differenziale, ma integrando questa quantità otteniamo la sezione d'Hutton infinita, perché per angoli piccoli, cosa vuol dire? Angoli piccoli sono quelli in cui il parametro di impatto tende infinito. Piccoli angoli di deviazione. Grassi angoli di deviazione sono quelli in cui invece l'impatto, ed è sempre più, l'urto è sempre più centrale, e quindi si sente sempre più forte il potenziale coulombiano di repulsione. Voglio però concludere questo tipo di trattazione facendovi vedere un esempio eclatante di sezione d'Hutton. Allora, eclatanti, di come possono variare come ordine di grandezza le sezioni di Hutton. Allora, una delle particelle che vedremo, probabilmente menzioneremo più volte nel corso, è il neutrino.
Neutrino è una particella elusiva molto che è stata predetta, quando parleremo del decadimento beta, da Pauli negli anni 30 ed è stata scoperta più di 30 anni dopo. Pauli è ricorso al neutrino proprio per non dover ricorrere alla violazione, ad accettare il fatto che si potesse violare il principio di conservazione dell'energia della quantità di moto. Questo ne ritorneremo. Ma il neutrino è una particella molto elusiva che interagisce solo con quella che si chiama interazione debole. Ora, nei vari corsi, nei corsi successivi, quello di fisica nucleare, submucleare, e poi anche quello di teoria dei campi, voi imparerete a calcolare la sezione d'urto del neutrino. A noi in questo corso interessa solo farne uso. E vi dico già, la sezione d'urto di interazione del neutrino può essere presa, ad esempio, come qualcosa di 6 per 10 alla meno 48 metri quadri. Vedete, è ordine di grandezza, è 20 ordini di grandezza più bassa dell'interazione di sezione d'urto nucleare. E capisce perché questa interazione si chiama interazione debole? Perché è proprio molto molto debole. Ma questo è un numero è uguale anche, cominciamo a prendere dimestichezza con questo ordine di grandezza, a 6 per 10 alla meno 44 centimetri quadrati, che è anche uguale, ad esempio, a 6 per 10 alla meno 20 bar. Abbiamo detto che il bar sono 10 alla meno 28 metri quadri. Allora, se noi ci chiedessimo qual è il libero cammino medio del neutrino in acqua, il libero cammino medio è qualcosa che abbiamo appena visto. L è uguale a 1 su n per sigma. Allora, sigma è questa. N che cos'è? È il numero di protoni, ad esempio, o di protoni e di neutroni, perché questo non fa differenza, nell'acqua, per unità di volume di acqua. Come si calcola questo? Qual è la massa del protone? Quella massa del protone? Beh, allora, ci sono vari modi per ricordarselo. Allora, se uno non si ricordasse la massa del protone, può ricordarsi che una mole di protoni o neutroni ha una massa di, vediamo chi me lo scrive, qual è la massa, che massa ha una mole di protoni e di neutroni? Qual è la definizione di mole? La mole è il numero. Esattamente, un grammo. Quindi questo è un modo per, se uno non si ricordasse qual è la massa qual è la massa del protone? Beh, una mole, quindi ho un
grammo per mole diviso il numero di Avogadro, 6 per 10 alla 23 protoni o neutroni per mole. E ottengo qualcosa per questo conto qua che è circa 2 per 10 alla meno 27 kg. Oh, se poi ve lo ricordate che la massa del protone è 1,6 per 10 alla meno 27, va bene. Ma quello che mi piacerebbe che vi educaste a fare è ricavare le informazioni in funzione di considerazioni di carattere generale. Non occorre che uno si ricordi esattamente quale sia la massa del protone, però se si ricorda che partendo dalla divisione di mole, beh, uno riesce a ricavarlo, vedete, in termini. Allora, qual è il numero di protoni per unità di volume? N è uguale alla densità per diviso la massa. Qual è la densità dell'acqua? Beh, la densità dell'acqua immagino che sappiate, eh? È uguale a 10 a 1. Alla terza chilogrammi per metro cubo diviso 2 per 10 alla meno 27 chilogrammi. Questo vuol dire che per ogni metro cubo di acqua ci sono 6 per 10 alla 29 protoni o neutroni. E adesso continuiamo a fare il nostro conto. Vogliamo calcolare il libero cammino medio. Libero cammino medio del neutrino in acqua D è uguale a 1 diviso N per sigma, che è uguale a 1 diviso 6 per 10 alla 29 per 1 su metro cubo per 6 per 10 alla meno 48 metri quadri. Però mi scorge la palla. Come? Ah, sì, grazie, 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 grazie. Grazie, grazie. Allora, A lei. adesso un attimo riscrivo allora. Stavo semplicemente riportando il valore che stavo dicendo che il libero cammino medio che abbiamo indicato con la lettera L è uguale a 1 diviso n per sigma, e quindi dobbiamo solamente mettere insieme i dati che abbiamo considerato finora. 1 diviso 6 per 10 alla 29 per protone su metro cubo per la sezione d'urto, che è per 6 per 10 alla meno 48 metri quadrati. Allora, adesso, se faccio questo conto, ottengo qualcosa che è uguale a 3 per 10 alla 17 metri. È un dato significativo espresso così? C'è qualcuno che ha un'idea per renderlo più digeribile, più intuitivo? 3 per 10, vedete, la notazione esponenziale è una notazione che mi piace e continueremo ad usare,
Una delle cose che vi ho detto da subito è che mi piacerebbe che in questo corso anche abbiate, cominciate a avere la capacità di calcolare senza grossi problemi gli ordini di grandezza. Ovviamente a livello di dettaglio non ce la facciamo, questo non è un conto che sarà alla decima cifra decimale, però ci dà un'idea dell'ordine di grandezza. Allora, 3 per 10 alla 17 è qualcosa che non è sempre ovvio intuitivamente da assorbire. Però possiamo utilizzare la seguente cosa. Se noi lo dividessimo 3 per 10 alla, se facessimo 3 per 10 alla 17 metri, lo dividessimo per 3 per 10 alla 8 metri al secondo. Sarebbe una grandezza che è più presentabile. Adesso lo scrivo qua. Sono 10 alla 9 secondi. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo diviso questa lunghezza che è 3 per 10 alla 17 metri per la velocità, scusatemi, si è un po' spostato, 3 per 10 alla 17 metri per la velocità della luce. Questo è il tempo che la luce impiega a percorrere tre per 10 alla 17 metri. Questo e c'è un modo ancora più chiaro per esprimere questo? Beh, in un anno, quanti secondi ci sono in un anno? Questo è un altro dei numeri che un fisico sa a memoria. Perché? Perché in un anno se ci sono. Ah, esattamente, sì, più o meno sì, più o meno sì, più o meno sì. In un anno ci sono 10 anni luce, qualcuno ha scritto, beh, in un anno, se non se lo ricorda, ci sono 10 pi greco per 10 alla 7 secondi. In un anno ci sono circa pi greco per 10 alla 7 secondi. È una regola mnemonica per ricordarsi il numero di secondi in un anno. Quindi questa distanza sono circa 30 anni luce. Cosa vuol dire? Che un neutrino, prima di interagire con una massa d'acqua di questa densità, percorre 30 anni luce. È un modo per farvi capire quanto minuscola sia la probabilità di interazione del neutrino. Sono delle particelle che praticamente non interagiscono mai. E se invece supponessimo che, se ad esempio, faccio un esempio, se uno utilizzasse la densità al posto dell'acqua, densità del mezzo interstellare, nello spazio, ovviamente la densità non è così elevata, in uno spazio ci sono circa da 1 a 100 atomi per centimetro cubo. Spazio è vuoto, ma non vuotissimo, qualche atomo c'è. Allora, questo vorrebbe dire, non vi faccio il conto, ve lo rifate voi, sono circa 10 alla 6, 10
questo no, questo è chiaro, dice la atomi per metro cubo. La vita media, quindi il tempo, la lunghezza media di interazione del neutrino in questo caso, sarebbe uguale a 10 alla 23 anni luce. Questo tra l'altro è il mezzo interstellare all'interno della galassia. Quindi la densità del mezzo interstellare tra le galassie è molto più bassa, da 1 a 3 atomi per metro cubo. In questo caso, lunghezza prima di interazione del neutrino è uguale a 10 alla 29 anni luce. Che vuol dire? C'è qualcuno di voi che mi sa dirmi quale sia il diametro dell'universo? Il diametro dell'universo? Sì. Va bene, mi fa piacere che abbiate un certo tipo di sensibilità per questi dati. Diametro dell'universo, vabbè, è circa, vabbè, possiamo prendere 1,4 per 10 alla 10 anni luce. Quindi, mentre il diametro della galassia è circa 1,6 per 10 alla 5 anni luce. Quindi i neutrini non interagiscono mai e non è a caso che, tra l'altro, siano le particelle che ci circondano in modo maggiore, ma sono ancora in mezzo a noi i neutrini che sono stati, si chiamano i neutrini fossili, quelli che si sono originati prima del Big Bang e addirittura prima della separazione della radiazione luminosa dalla materia. A proposito di sezioni d'Hurton, vi faccio vedere ancora un plot, questi sono, allora, le sezioni d'Hurton dei neutrini in funzione, vedete, in funzione della loro energia. Allora, io che ho preso una sezione d'Hurton media, sono quelle di, per esempio, la sezione d'Hurton che abbiamo preso è quella dei neutrini da 1 MeV, da 1 MeV, ma vedete che se voi scendete con l'energia, i neutrini, quelli che sono dei neutrini fossili del Big Bang, hanno sezioni d'Hurton ancora più piccole di quelle che noi abbiamo preso, però ci sono delle particelle che sono ancora più elusive dei neutrini. Una delle ricerche che si stanno facendo adesso, avete sentito parlare di materia oscura. Materia oscura è questa parte componente dell'universo che contribuisce all'interazione, che sappiamo che esista perché contribuisce all'interazione gravitazionale, ma non interagisce pochissimo con la materia. E allora ci sono un sacco di esperimenti che creano l'unico modo per interagire per rilevare queste grandi piccole sezioni d'Hurton e avere dei recipienti giganti.
Queste ricerche di materia oscura, queste particelle si chiamano Weak Interacting Matter Particles o WIMP, come vedete qui. E vi faccio vedere solo questo plot per darvi un'idea delle sezioni d'urto che si vanno cercando. Il plot, la parte sopra del plot sono vari esperimenti che si caratterizzano in funzione del tipo di rivelatori che utilizzano, e vedete sotto che a seconda della massa di queste particelle c'hanno diverse sezioni d'urto di interazione che sono assolutamente minuscole. Il limite alla sensibilità di tutti questi esperimenti è quello che vedete in basso, e sono essenzialmente legati al fondo di neutrini fossili o altri tipi di neutrini. Quindi questa è una ricerca attuale, adesso avrete modo di parlarne naturalmente nei corsi successivi, ma vi faccio presente questo tipo di situazione solo per darvi un'idea di quale importanza abbia il concetto di sezione d'urto. Noi non calcoleremo sezioni d'urto, quella che abbiamo calcolato è quella di Rutherford. Eventualmente, quelli di voi che fossero interessati a continuare questo tipo di interazione, che è quello si chiama fisica delle interazioni fondamentali, avrà modo di calcolare esplicitamente queste sezioni d'urto nei corsi successivi. Noi però è importante che siamo in grado di utilizzare il concetto di sezioni d'urto, come abbiamo fatto ora, e faremo anche in futuro. Va bene, per quanto riguarda la lezione di oggi, questo è quello che volevo dirvi. Volevo chiedervi se avete delle domande a riguardo. Se no, vi continuo. Confermo quello che vi dicevo. Allora, la prossima lezione io ho già caricato, cercherò, come per facilitarvi questo tipo di interazione, di caricare le lezioni prima. La prossima lezione sarà legata al passo successivo dell'indagine. Abbiamo utilizzato particelle alfa che interagiscono tramite l'interazione elettromagnetica o elettrostatica, ma questo non ci permette di vedere i dettagli della distribuzione della materia nucleare. Le particelle alfa nel tempo sono state sostituite da particelle più efficace riguardo, che sono gli elettroni. Gli elettroni non hanno struttura interna, sono particelle adimensionali, prive di puntiformi per quanto ci riguarda, e interagiscono esclusivamente per interazione elettromagnetica. Questo ci permette di andare a vedere i dettagli della distribuzione di carica all'interno dei nuclei. Gli esperimenti che analizzeremo tramite la prossima settimana sono quelli che sono venuti dopo la seconda guerra mondiale, con l'introduzione degli acceleratori di particelle. Quindi, questo ha permesso di superare i limiti del fatto di utilizzare particelle da decadimento e quindi di gestire il fascio. Vedremo che, grazie alla relazione dei lunghezzatori di Bernoulli col momento, aumentando la quantità di moto di una particella, ne riduciamo la lunghezza d'onda, e siamo in grado di andare a investigare dettagli più minuziosi della distribuzione della materia nucleare. Per passare però dalla sezione d'urto di Rutherford a quella di interazione degli elettroni, dovremo introdurre una delle approssimazioni relativistiche che tengono conto del fatto che gli elettroni abbiano spin. E vedremo che la prima cosa che faremo è passeremo da quella che si chiama sezione d'urto di Rutherford alla sezione d'urto di Mohr. Però il concetto che svilupperemo è lo stesso. Quindi molti dei concetti che abbiamo visto in queste lezioni saranno sviluppati, li utilizzeremo nelle lezioni successive. Quindi l'approccio che facciamo, come ho detto, è quello sperimentale. Continuiamo a fare un sviluppo storico perché, come vediamo, quello che ci permette è anche di capire lo sviluppo dei concetti. Bene, dopo vedo che nel frattempo, sì, non ho ben capito cosa significa l'essere tutto totale tende infinito. Beh, la sezione d'urto totale coulombiana tende infinito è un modo alternativo per dire che l'interazione coulombiana ha range infinito. Quello che abbiamo visto è che integrando, per passare dalla sezione d'urto differenziale a quella I totale,
Bisogna integrare nell'angolo solido. La sezione tutto differenziale è la probabilità di schiaccherare le particelle all'interno di un certo angolo solido. Se vogliamo calcolare la probabilità di interazione totale, dobbiamo integrare su tutto l'angolo solido. Se facciamo questo per la sezione tutto di Rutherford, otteniamo una sezione tutto infinita, il che non ci sorprende, perché esprime semplicemente il fatto che l'interazione coulombiana ha range infinito, e che vuol dire che a qualunque distanza noi ci mettiamo dal centro schiacceratore esiste un'interazione. Questo è il concetto che in termini probabilistici esprime la probabilità di interazione. La probabilità di interazione infinita vuol dire che a qualunque distanza noi ci mettiamo dal nucleo, se esiste una probabilità di interazione nulla, che è, come torno a dire, l'equivalente al fatto che dire che l'interazione coulombiana ha range infinito. O che l'interazione coulombiana, che va 1 come 1, la forza di Coulomb va come 1 su R quadro, se noi tendiamo per R che tende a 0, la forza di Coulomb tende infinito. Sono tutti modi di rappresentare lo stesso concetto. Esiste una singolarità per R uguale a 0 per quanto riguarda l'interazione coulombiana. E da questo tipo di singolarità non ne possiamo uscire. Va bene, intanto mi fa piacere che qualche idea di ordine di grandezza ce l'abbiate, quali sono le dimensioni dell'universo, insomma, 14 miliardi di anni luce, insomma, però impareremo durante il corso, se date un'occhiata anche agli esercizi che vi ho dato, provate a farli, tipo, insomma, la velocità di un elettrone attorno a un atomo, insomma, provate a fare il conto, poi lo faremo a lezione. Ma provate anche a cercare di risolverle, come ho detto, a risolvere le domande prima che, che le risolva il prof, no? Tipo, il numero di molecole di aria nell'atmosfera è qualcosa che, se ci pensate, potete risolvere senza bisogno di nessuna informazione. Quindi questo è il concetto, no? Non andate a cercare sui libri, cercate di risolvere le domande in funzione delle informazioni che voi avete già nel vostro cervello. Va bene, se non ci sono altre domande, ci aggiorniamo e alla prossima settimana. Potete come sempre contattarmi via mail se avete qualunque tipo di problema, e mi auguro che questa lezione sia anche caricata sul sito YouTube. Buon pomeriggio.